Oggi siamo qui per fare un appello al governo italiano. Abbiamo scritto e indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio a cui chiediamo di interessarsi in modo attivo e non come fino ad ora purtroppo ha fatto il governo italiano a quella che è l'AST Microelectronics, che nel comparto della microelettronica rappresenta, per quanto ci riguarda, ma a livello europeo, un'opportunità di crescita per il Paese, per l'intero Paese. Purtroppo a fronte di disponibilità anche di finanziamenti per il settore, a fronte di un mercato in continua crescita, il nostro governo non è stato in grado di cogliere la sfida. Purtroppo nel piano industriale soltanto la parte negativa vediamo che si sta implementando, soprattutto stanno iniziando a mancare gli investimenti per il futuro occupazionale di Catania. Noi riteniamo che sia opportuno, prima di pensare ad un'eventuale chiusura del reparto vecchio dei Sepolici, che si investa per M9, un reparto che potrebbe mantenere il livello occupazionale dell'attuale del sito catanese, ma soprattutto creare occupazione a Catania, che è fondamentale per un territorio come il nostro che ha sede di occupazione.